uno stralcio di sì. Questo articolo che è dalla Donna Socialista ed è di Ines Oddone Bitelli. Non filatrice di lana o di lino, non regina nelle corti d'amore, non isterica contemplatrice delle bellezze divine di un Cristo d'avorio o d'argento nelle solitudini tetre dei chiostri, non mite ancella del marito, non istrumento cieco di piacere o di lavoro servire, ma produttrice di ricchezza sociale, ma lontana da ogni sterile sentimentalismo, ma compagna dell'uomo e lavoratrice intelligente ed energica che assume nella vita la sua parte di responsabilità civile e morale e non ripara all'ombra della protezione maritale o paterna come pianta parassita che sola non sa e non può vivere. La virtù del sacrificio era la sola che voi conosceste. Educandovi ad un falso concetto del dovere, vi dicevano che la perfezione dell'anima è un'abnegazione cieca, intera, illimitata. Non pensieri vostri, non affetti, ma tutto sottoposto ai pensieri e agli affetti dell'uomo che il caso o la volontà paterna vi imponevano. E quando il cuore parlava e la giovinezza impetuosa reclamava i suoi diritti alla luce, all'amore, alla vita, un terrore grande vi riempiva l'anima e correvate ai piedi del confessore a battervi il petto e a piangere l'enorme peccato di aver osato pensare, sentire, volere. Molte donne oggi sono costrette a vivere del proprio lavoro e solo dal lavoro attendono pace e dignità, né hanno una casa né comandano ad ancelle. Come pretendere dunque che esse vivano quiete e sole alla mite fiamma del focolare domestico? Adesso occorre forza per lottare e vincere le battaglie economiche, le quali si combattono ogni giorno contro il capitalismo che vuole tutto conquistare, la concorrenza che tutto sacrifica alla cupidigia di un lieve immediato guadagno, la miseria che spinge talvolta fino al tradimento del crumiraggio. Contro la nostra concezione dei diritti e dei doveri della donna si scagliano con il sarcasmo o l'ingiuria gli strenui difensori del privilegio maschile, sempre in nome si intende del tanto decantato a parole focolare domestico. Donna moderna è per noi quella che, libera dai pregiudizi medievali, resa serena e forte da una concezione giusta della vita, spezza il gioco secolare che l'uomo le impose secondo la vecchia teoria del diritto del più forte. Eppur rimanendo femminilmente dolce e buona, sa difendere la propria dignità e mettere un prezzo al proprio lavoro. Regina veramente nella casa, per intelletto ed amore, utile alla società come fattore economico, sposa e madre, se la fortuna lo vuole, lavoratrice solitaria, tenace e dignitosa se le vennero negati la grazia del volto e il fascino della parola. E per concludere, con parole tolte da un libro caro alle nostre nonne e reputato sacro dalla Chiesa, citerò un famoso versetto biblico che sembra quasi scritto per noi da chi in un impeto di lirica poesia profetava il futuro. Donna moderna è quella che si cinge i lombi di forza, fortifica le sue braccia e non mangia il pane di pigrizia. Non vedo dove terminare.